Ciao Gianna, spero che tutto vada bene e che tu sia impegnata col tuo bed and breakfast. Ti scrivo dall'Inghilterra, dove stiamo vivendo un'estate incredibilmente calda, 26-33 gradi ogni giorno. Comunque, quest'estate siamo stati molto impegnati con i turisti, anche se so di molte persone che sono rimaste a casa e non hanno fatto le vacanze all'estero. Non so se sono venuti adesso perché pensavano che non gli sarebbe stato possibile venire nel Regno Unito dopo la Brexit, oppure se sono venuti per il nostro bel clima. Ma devo dire che si sono divertiti molto, specialmente con il matrimonio reale, con Wimbledon e con tutte le notevoli destinazioni turistiche attorno a Guildford, dove stiamo noi. A Guildford ci sono stati ultimamente parecchi lavori di costruzioni edili e noi abbiamo ospitato molti muratori, idraulici, ponteggiatori e così via, durante tutto l'anno. Adesso Guildford ha un nuovo centro commerciale chiamato Toonsgate Carter, scusate però io l'inglese non lo so, ecco, per il quale ci sono volute 31 milioni di sterline. Molti dei nostri ospiti dei cantieri erano inglesi che dal nord dell'Inghilterra si spostavano al sud per stare con noi 4 notti e poi tornare al nord per il weekend. Sembra che molti lavoratori polacchi e del blocco orientale non siano più in questo settore che dà meno possibilità, meno stabilità, forse perché si sentono insicuri a causa dell'imminente separazione della Gran Bretagna dall'Europa e così hanno bisogno di trovare lavori più sicuri per la loro permanenza. Se la Gran Bretagna si addentra in un'altra recessione, Dio sa cosa succederà ai nostri ospiti stranieri. Sarà impossibile per loro viaggiare nel Regno Unito senza visto? Ci sarà ancora chi vorrà venire qui? Allora, poiché nel sud dell'Inghilterra i prezzi delle proprietà salgono, è quasi impossibile accedere al mercato immobiliare e sempre più persone senza casa sono costrette a dormire dove capita. Qualcosa deve capitare presto, molto presto. 2 settimane fa tra i nostri ospiti c'era un dottore italiano e c'erano altre 2 per studiare un programma di sviluppo prenatale dei bambini. Tutti hanno l'Università di Surrey, che lavora in collaborazione con l'ospedale reale della Contea del Surrey. Mi chiedo se corsi di questo tipo continueranno dopo che avremo lasciato l'Europa. Guildford è un centro internazionale di insegnamento medico, leader in tutti i campi della medicina, da molti anni. Io penso che il nostro bed and breakfast sarà influenzato da questi cambiamenti. Presto chiuderemo il bed and breakfast per l'estate, in modo da poter andare in vacanza, un giro in camper. Non vedo l'ora. Torniamo in settembre e abbiamo già preso alcune prenotazioni. Lascia che ti dica una cosa, l'università accetta studenti da tutte le parti del mondo e in settembre e ottobre arrivano pensando di trovare facilmente un alloggio e per questi 2 mesi molti bed and breakfast raddoppiano i loro prezzi. E lo stesso vale per la settimana delle lauree. Noi non l'abbiamo mai fatto questo, ma ci stiamo pensando. Tu cosa ne pensi? Bene, adesso vado. Un caro saluto, Gina Redal. Grazie.